been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Buonasera, buonasera alle 17.40 in diretta su Rete 8 Sport. Domenica pomeriggio, dunque, facciamo subito il riepilogo partendo dal massimo campionato. Ieri nei due anticipi la Juventus è stata sconfitta in casa per 2-1 dalla Lazio. Douglas Costa, poi doppietta di Immobile, ex della partita. Dybala ha sbagliato un calcio di rigore all'ultimo respiro, è stato bravo Strakosch, il portiere della Lazio. Poi nell'altro anticipo Napoli batte Roma all'Olimpico 1-0, ha deciso Insigne, non c'è stata storia soprattutto nel primo tempo per quanto riguarda questa partita. Nella giornata di oggi alle 12.30 Fiorentina batte Udinese 2-1, doppietta di Terò, ex della partita al 28esimo, al 57esimo ha accorciato le distanze Samir per la squadra friulana di Gigi Del Neri al 72esimo. Nel pomeriggio Bologna batte Spal 2-1 al 30esimo, Poli al 49esimo, autorete di Salamon all'88esimo, Mirko Antenucci ha accorciato le distanze per la squadra di Semplici. Mirko Antenucci, classe 84, cresciuto nel Giulianova, originario di Termoli. A Cagliari Genoa batte Cagliari 3-2 all'ottavo, Galabinov, poi il raddoppio del Genoa di Juric con Tarab al 48esimo, Pavoletti per il Cagliari. Quindi al 75esimo il tris del Genoa firmato da Rigoni, alla 78esimo la rete del Cagliari, inutile, a conti fatti inutile, realizzata da Joao Pedro. Crotone Torino 2-2 al 25esimo, sblocca la situazione lo svedese Rodien, al 54esimo il pareggio di Iago Falché, al 64esimo dunque nel secondo tempo la rete del 2-1 del Crotone firmata da Bruno Martella, classe 92, abruzzese doc, per la precisione di Pineto, primo gol in Serie A, cresciuto nel Pescara, non ha mai esordito però in prima squadra. Complimenti a Bruno Martella, tra l'altro un punto di forza del Crotone degli ultimi anni, la quarta stagione appunto di militanza nel club calabrese. Al 93esimo il pareggio del Torino realizzato da De Silvestri, Sampdoria batte Atalanta 3-1, segno subito l'Atalanta dopo 20 minuti con l'ex biancazzurro Brian Cristante, poi la Sampdoria si è scatenata nella ripresa al 56esimo, Zapata al 59esimo, il 2-1 realizzato dall'ex Pescara Gianluca Caprari, al 68esimo il 3-1 definitivo, la firma di Linetti. Sassuolo Chievo 0-0, questo è l'unico 0-0 della giornata. Alle 20.45 Inter Milan, domani alle 20.45 il posticipo di fronte Verona e Benevento. Vediamo la classifica, giornata, punteggio pieno Napoli dopo 8 partite, 24 punti per la squadra di Maurizio Sarri, più 5 su Inter che deve giocare questa sera nella derby di Milano contro l'11 rossonero di Montella, Juventus e Lazio, poi Roma 15, Sampdoria e Bologna 14, Torino 13, Milan e Chievo 12, Fiorentina 10, Atalanta 9, Udinese, Cagliari e Crotone 6, Genoa, Spalle, Sassuolo 5, Verona 3, chiude il Benevento ancora al palo con 0 punti. Passiamo al campionato di Serie B, si sta giocando uno dei due posticipi di fronte Avellino e Salernitana, lo stadio Partenio Lombardi di Avellino, decimo minuto 0-0 il parziale. Vediamo un po' il quadro completo dei risultati in Serie B, ieri una giornata importante per il Pescara, poi nel corso di questo speciale saremo insieme per circa 30 minuti, vi proporremo i riflessi filmati dell'importantissimo successo esterno colto appunto dalla squadra di Zdenek Zeman al Tardini di Parma
ha deciso Brugman a 5 minuti dall'epilogo della contesa e risultati del campionato di Serie B, mentre in corso di svolgimento Avellino Salernitana 11esimo 0-0, Ascoli Venezia 3-3, a Brescia Novara batte Brescia 1-0, Carpi Cesena 2-1 a Cittadella, Cremonese batte Cittadella 2-1, addirittura Cremonese ha vinto in 9 uomini. Al 96esimo ha deciso il match Cavion, Entella Empoli domani alle 20:30, il posticipo della nona giornata. Foggia Perugia, l'anticipo che si è disputato venerdì sera, 2-1 per la squadra di Giovanni Stroppa, tra l'altro per il Perugia è il terzo KO consecutivo. Frosinone Palermo 0-0, Parma Pescara batte Parma 1-0, Ternana Spezia in rimonta 4-2 per l'11 di Pochesci sotto di 2 gol, e poi si è scatenato l'11 umbro segnandone 4 addirittura, dunque importantissima vittoria per la squadra di Pochesci. Provercelli Bari 2-2 con il pareggio della Provercelli all'ultimo respiro della partita, un pareggio comunque a conti fatti meritato, la rete di Morra. In testa dopo 9 giornate Palermo e Frosinone con 15 punti, come potete vedere la classifica è cortissima, tra le due prime, le due capolista e l'ultima della graduatoria ci sono soltanto 8 punti, Empoli, Venezia e Carpi 14, attenzione perché l'Avellino ha la possibilità di balzare in testa alla classifica in caso di vittoria, l'Avellino ha 13 punti insieme con Cremonese, Perugia, Pescara, Bari, Cittadella e Novara, Entella 12, Parma 11, Ternana, Brescia, Spezia e Foggia 10, Salernitana e Provercelli 9 insieme con l'Ascoli, chiude il Cesena di Castori con 7 punti, ricordiamo che l'Empoli ha 14 punti, una partita in meno, domani giocherà il posticipo a Chiavari contro l'Entella. Passiamo al campionato di Serie C, ex Lega Pro, quando sono le 17:45, diamo ancora uno sguardo al primo dei due posticipi di Serie B, 13esimo 0-0 tra Avellino e Salernitana, Albino Leffe e Pordenone si giocherà alle 18:30, dunque tra circa tre quarti d'ora, Bassano Triestina 1-1, vediamo anche i marcatori, Arma al 13esimo per la squadra ospite allenata da Sannino, al 22esimo il pareggio di Fabbro, Fermana Vicenza 0-0, Mestre batte Reggiana 1-0, gol al 29esimo, gol partita firmato da Rubbo, a Ravenna Feralpi Salò batte Ravenna 1-0 all'83esimo, Guerra, Renate San Benedettese 1-1, Gelonese per il vantaggio della squadra di Moriero, la squadra rossoblu marchigiana, e l'appareggio all'83esimo, in realtà un autogol di Tomi, difensore esterno sinistro della San Benedettese, Sud Tirol Sant'Arcangelo 5-0, a segno l'ex biancazzurro Luca Berardocco al 13esimo, 39esimo 42esimo, doppietta di Costantino al 60esimo, Frascatore, un trascorsi nel Pescara nella stagione 2013-2014 senza, a dire il vero, lasciare il segno, al 69esimo il quinto gol, la cinquina firmata da Ghiasi, Albino Leffe, Pordenone, Gubbio Fano si giocheranno come già detto alle 18:30, oggi ha riposato il Modena, vediamo la classifica, ricordiamo il Teramo, la vittoria importantissima del Teramo sul Padova ieri nell'anticipo 2-1, il verdetto finale in rimonta dopo il vantaggio iniziale firmato da Capello, le reti di Varas e Ilari, Ilari dunque una vittoria davvero di inestimabile valore per la squadra di Antonino Asta, Samba al comando con 19 punti, Pordenone e Bassano 18, Renate 17, Padova 16, Vicenza e Mestre 15, Albino Leffe e Feralpi Salò 13, Fermana 12, Sud Tirol 11, Triestina e Teramo 10, Teramo che sarà impegnato domenica prossima alle 18:30 sul campo della Sant'Arcangelo, Ravenna 9, Reggiana 8, Gubbio 5, Fano e Sant'Arcangelo 4, Modena meno 2, però ricordiamo ancora una volta che Albino Leffe, Pordenone, Gubbio, Fano devono ancora scendere in campo, lo faranno tra meno di tre quarti d'ora, ovvero alle 18:30. Passiamo al campionato di Serie D, siamo arrivati alla settima giornata
Eccoli qui i risultati di questo campionato. Avezzano batte Agnonese 2-1. Campobasso San Nicolò 0-0. A Jesi Vis Pesaro batte Jesina 4-1. All'Aquila prima sconfitta interna per la squadra di Battistini. Castelfidardo batte L'Aquila 2-1. Matelica Nero Stellati 5-0. Pineto San Giustese 1-1. A Recanati Francavilla batte Recanatese 2-0. Sempre più formato esterno l'11 di Luigi Iervese, che tra poco avremo al telefono. La terza vittoria in 4 trasferte sin qui disputate dalla formazione giallorossa. San Marino Fabriano 3-0. Vastese batte Monticelli 2-1. La classifica aggiornata di questo campionato vede in testa, vediamo un po' la classifica, sempre il Campobasso che è l'unica formazione imbattuta del girone F, a quota 17. Matelica e Vis Pesaro insieme con Castelfidardo a 16 punti, Vastese 13, L'Aquila 12, San Marino e San Giustese 11, Francavilla, Avezzano, Jesina 9, Pineto 8, San Nicolò 7, Fabriano e Recanatese 6, Agnonese 4, Monticelli 3. Chiude la squadra dei Nero Stellati di Pratola con 2 punti, sicuramente il risultato più sorprendente, impossibile. Positivo di questa giornata, il pari del San Nicolò che era reduce da 2 sconfitte consecutive sul terreno della capolista Campobasso, unica formazione, lo ripetiamo, ancora imbattuta di questo raggruppamento. Allora parliamo dell'Avezzano, dovrebbe essere in linea, se non andiamo errati, Federico Giampaolo, dobbiamo aspettare qualche istante, tra poco avremo l'onore di interloquire con l'ex giocatore del Pescara e di tante altre squadre, Federico Giampaolo, allenatore dell'Avezzano, seconda vittoria consecutiva per l'11 marsicano, si è sbloccato già dalla settimana scorsa a Dos Santos, oggi ancora a segno in questa partita che ha visto l'Avezzano prevalere sull'Agnonese in casa al De Marsi per 2-1, tra l'altro la prima vittoria interna stagionale centrata dalla squadra del presidente Paris. Non è stato un inizio facile, un inizio a dire il vero stentato per l'Avezzano per tanti problemi, ma abbiamo proprio in collegamento telefonico Federico Giampaolo. Salve Federico. Ciao, buonasera agli ascoltatori. Grazie Federico per aver accettato il nostro invito. Questo è il secondo successo consecutivo in campionato. Insomma, l'Avezzano si è sbloccato, potremmo dire così. Sì, diciamo che l'Avezzano adesso, quando sono arrivato, la squadra non era in perfette condizioni fisiche e mentali per quello che era successo. Io quando sono arrivato avevo detto ho bisogno di un mese di tempo per riuscire un po' a inquadrare la situazione. I ragazzi sono cresciuti a livello fisico, a livello tecnico, a livello tattico, e da 3 partite che adesso stiamo raccogliendo i frutti del lavoro di un mese e mezzo. E tra l'altro oggi, se non vado errato, la prima vittoria al De Marsi, correggimi se sbaglio. Sì, la prima vittoria al De Marsi, abbiamo vinto 2-1 con una squadra che veniva da 3 sconfitte consecutive, per cui sempre difficile da affrontare queste squadre qui perché giocano, tra virgolette, alla morte, però siamo stati bravi, potevamo vincere con un successo molto più ampio, però ci prendiamo questi 3 punti e stiamo dando continuità. Soddisfattissimo, immaginiamo, il vulcanico presidente Paris, no? Presidente è una persona passionale, per cui era felicissimo, sono contento per lui perché so quanto ci tiene all'Avezzano, per cui sono soddisfazioni che è giusto dargliele perché merita tanto. Senti Federico, ti faccio una domanda che potrebbe sembrare provocatoria, però conoscendo il carattere vulcanico del presidente, tu hai detto benissimo, hai trovato tante difficoltà all'inizio, del resto sei arrivato in pieno agosto, se non vado errato, insomma sì. Proprio qualche giorno prima dell'amichevole contro il Pescara, quindi esatto. Era il 18-17 agosto, sì, qualcosa esatto. Del genere, quindi hai avuto davvero poco tempo per assemblare il gruppo, molti giocatori li hai persi per tanti motivi, uno te lo sei trovato di fronte oggi, Rullo, che tra l'altro ha rilasciato dichiarazioni, diciamo anche polemiche in settimana nei confronti del presidente Paris. Ecco, però tu hai mai temuto per la tua posizione? Guarda, ti dico la verità, io quando sono arrivato qui mi avevano detto che il presidente Paris era un presidente vulcanico, no? Mangia allenatori. Certo. Però devo dire che in questo periodo qui, dove noi abbiamo stentato, ho sempre avuto la massima fiducia del presidente, me l'ha sempre detto, per cui lo ringrazio per questo, perché pensavo che
fosse diverso. Invece ho un bellissimo rapporto con lui, lui mi ha dato sempre grande fiducia di continuare e sono contento che adesso stanno arrivando i risultati, ma molto molto per lui, perché so quanto ci tiene. Assolutamente. Senti, invece quello che ha dichiarato Rullo, tu ci hai parlato con Rullo, con questo giocatore di grande esperienza che insomma ha militato anche in Serie A, nel Lecce, tante squadre importanti, hai cercato di dissuaderlo, insomma, di convincerlo a restare, poi Rullo è voluto tornare all'Agnonese e tra l'altro in settimana ha rilasciato le dichiarazioni che anche tu avrai letto, perché ha detto testualmente Rullo: non c'erano più i presupposti iniziali ad Avezzano. Ecco, tu che situazione hai trovato invece? Perché avresti potuto fare anche tu lo stesso ragionamento, ma non l'hai fatto. Sì, diciamo che oggi c'era Rullo e Cassese, che poi ecco, sono andati Cassese, via una settimana bravo. Prima dal campionato. Effettivamente ci siamo trovati un po' spiazzati, perché erano due giocatori che giocavano titolari addirittura. Ho trovato un ambiente un po' spento, perché loro avevano delle vicissitudini un po' particolari, hanno cambiato due allenatori, la squadra era destabilizzata, per cui quando sono arrivato ho trovato queste difficoltà, però ho sempre detto ai ragazzi che noi siamo partiti con il lavoro, sicuramente dovevamo recuperare quel tempo perduto, un mese di tempo. E adesso effettivamente io noto che i ragazzi sono cresciuti, ripeto, a livello fisico, a livello tecnico, ed effettivamente guardandoli in allenamento i risultati stanno arrivando. Ma... Certo. Ma ecco Federico, ma è meglio vivere alla giornata? Oppure insomma in prospettiva che tipo di campionato potrà disputare secondo te la tua squadra? Ma questo è un girone molto difficile, devo dire, perché ci sono squadre organizzate, giocatori anche importanti, no? Per cui noi siamo partiti un po' in ritardo, però siamo una buona squadra. Non lo so sinceramente, so che ci sono squadre costruite per vincere, noi adesso abbiamo recuperato terreno, secondo me ce la possiamo giocare, ma senza fare voli pindarici, perché so che Avezzano... è una piazza calda, per cui c'è entusiasmo quando si vince e c'è depressione quando si perde. Il campionato è lungo, dobbiamo stare tranquilli, lavorare e poi succede. Senti Federico, ultima domanda ti faccio sul Pescara, perché naturalmente tu sei molto legato ai colori biancazzurri, avrai avuto modo di vedere finora qualche partita della squadra di Zeman, che idea ti sei fatto? Ma sicuramente la squadra di Zeman alla lunga uscirà. Sta avendo risultati altalenanti, però vince a Parma 1-0, che è una squadra tosta, sicuramente avrà ancora tempo per lavorare nel suo credo calcistico. Alla fine il Pescara sono sicuro che uscirà alla grande, perché ha giocatori importanti. Perfetto Federico, io ti ringrazio e ti faccio un'ultima domanda, ultimissima, perché domenica prossima avrete la trasferta sul campo del Fabriano, che è una matricola di questo campionato. Sì. Abbiamo questa trasferta, sicuramente dobbiamo andare lì con umiltà, ma con personalità, perché la squadra adesso sta bene, ci giocheremo la nostra partita, sperando appunto di continuare questo filotto positivo. E soprattutto questo è un momento insomma in cui i risultati stanno arrivando e quindi si lavora anche meglio in settimana. Esatto, infatti i risultati danno autostima, danno più credibilità al lavoro, di conseguenza vincere è bello, i ragazzi sono entusiasti, lavorano bene in settimana, poi la domenica naturalmente bisogna raccogliere i frutti che fai in settimana, che ti alleni in settimana. Certo. Assolutamente, grazie Federico. Grazie a te, arrivederci. Grazie ancora a Federico Giampaolo, ex grandissimo giocatore del Pescara, attuale allenatore dell'Avezzano. Avezzano in serie utile da 3 partite, 2 vittorie però consecutive, si è sbloccata la squadra marsicana, che sarà di scena sul terreno della Fabriano Cerreto domenica prossima ore 15. Il Fabriano è una delle matricole di questo girone. Parliamo ora del Francavilla, il Francavilla che ha fatto registrare
registrare una vittoria importantissima oggi, una vittoria davvero molto ma molto importante, perché il Francavilla si presentava a Recanati con una formazione assai rimaneggiata, non c'erano insomma elementi come Amenta, Micciche, elementi importanti per la squadra di Luigi Iervese, tutto nei primi minuti, al secondo Mancini, al nono Romeo, dunque Recanatese 0, Francavilla 2. Dovremmo avere in collegamento telefonico, se ce la facciamo, il tecnico del Francavilla, Luigi Iervese. C'è Luigi? No, non risponde ancora. Ancora non risponde Luigi Iervese, allora facciamo così, intanto 0-0 tra Avellino e Salernitana al 26esimo del primo tempo, è il primo dei due posticipi del campionato di Serie B. Diamo uno sguardo anche al quadro dell'eccellenza, è in linea Luigi Iervese. Carissimo Luigi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Massimo. Intanto complimenti che non sono di prammatica per questa vittoria, del resto ormai, cioè, questo è un fatto, è un dato acclarato, il Francavilla è una squadra formato esterno, 3 vittorie su 4 partite disputate lontano dal Valle Anzuca. I numeri purtroppo dicono questo, purtroppo, perché ci piacerebbe fare risultato anche in casa. Ma a parte gli scherzi, oggi è stata una grande prova da parte dei miei ragazzi, una partita non facile, siamo passati in vantaggio dopo 10 minuti all'incirca e sicuramente questo ci ha avvantaggiato, però sono contento perché venivamo da una bella prestazione, da una partita vinta contro la Vastese in Coppa mercoledì. Avevo qualche perplessità a livello fisico perché, come sapete tutti, abbiamo diversi infortunati, quindi sì. Stiamo cercando di superare questo periodo non facile a livello fisico in tutte le maniere, ma come ho sempre detto, un gruppo straordinario, quindi il merito è tutto loro, perché anche oggi hanno dato una prova di forza, di compattezza, e questo sicuramente la cosa che mi rende più felice. Senti Luigi, io ho visto, tra l'altro non ho visto dal vivo la partita che avete perso contro, ecco, stiamo vedendo il gol del Castelfidardo domenica scorsa alla Valle Anzuca, ho visto solo gli highlights, effettivamente il Francavilla avrebbe potuto comodamente pareggiare quella partita, però è una sconfitta, se vogliamo, da rivalutare, perché il Castelfidardo oggi è andato ad espugnare il campo dell'Aquila, ecco, se vogliamo, insomma, bisogna fare anche questo tipo di ragionamento. Ma io avevo visto alcune immagini, alcuni video del Castelfidardo e ti posso garantire che è una squadra molto difficile da incontrare. Noi siamo partiti molto bene domenica scorsa, i primi 15-20 minuti, e meritavamo di quantomeno di passare in vantaggio. E purtroppo poi subito dopo abbiamo preso gol e noi a livello psicologico un pochettino stiamo facendo fatica in casa. E lì sicuramente c'è stata, a livello psicologico è stato negativo nei nostri confronti, però ecco, ripeto, Castelfidardo è una squadra organizzata, ma Massimo, credimi, è difficile trovare una squadra che non sia organizzata in questa categoria, e soprattutto squadre che fanno questo campionato da diversi anni. Ecco, ti ha sorpreso, ecco, come allenatore, tu vieni dal settore giovanile, hai fatto una lunga gavetta nel Pescara, ti ha sorpreso l'organizzazione che c'è in questo campionato di Serie D? Insomma, te lo aspettavi meno competitivo alla vigilia? No, assolutamente, già dall'anno scorso ho assistito a qualche partita e devo dire che le squadre sono tutte squadre attrezzate e organizzate. Assolutamente, quindi non è stata una sorpresa per me. Sicuramente è un campionato molto bello, un campionato equilibrato il nostro, soprattutto il nostro girone, dove ci sono tante squadre attrezzate per poter vincere il campionato, quindi ogni partita è veramente molto difficile. Tra l'altro oggi, insomma, avete vinto in formazione largamente rimaneggiata, perché insomma, tra l'altro erano assenti elementi come Amenta e Micciche, che non si regalano facilmente agli avversari, cioè è stata una prova di forza, siete stati più forti appunto delle avversità, potremmo metterla così, Luigi, o no? Ma sì, questo è, sicuramente i ragazzi stanno dimostrando questo, che la compattezza del gruppo in questo momento è la cosa più importante. Siamo stati oggi sinceramente forse meno belli del solito, ma molto concreti, perché in questo momento tu mi insegni che, a parte il bel gioco, poi bisogna essere concreti, perché se no arrivano le vittorie.
soprattutto l'allenatore certo. va in discussione facilmente, quindi, però ecco, a prescindere da questo, io credo tantissimo in questo gruppo, credo tantissimo nel lavoro che stiamo facendo con i miei collaboratori. Sono convinto che con il passare del tempo, la fortuna di recuperare molti infortunati, perché oltre a Fofana, Miciche, Molenda, Banega, ce ne sono veramente tanti che stanno fuori, però quelli che stanno dietro si stanno facendo trovare pronti, e questa è la cosa che mi interessa di più, perché in allenamento li vedo tutti che danno la loro massima disponibilità, e quando capita sicuramente sono pronti a fare una prestazione all'altezza. Ecco Luigi, a proposito della vexata questio, io la definirei così, tra calcio spettacolare e calcio pragmatico, ti fa specie per esempio vedere un Pescara che ultimamente non vince da Zeman? Ma da Zeman forse sì, perché il mister è veramente un maestro per quanto riguarda il discorso del gioco offensivo, è spettacolare, però io penso che a volte nei momenti difficili, di difficoltà, bisogna essere anche concreti, quindi quando non si può fare il calcio che si vuole bisogna essere anche intelligenti ad adattarsi alle situazioni e a cercare di sfruttare al massimo in quel momento le doti tecniche del singolo, quindi naturalmente sempre con una base di organizzazione, quello deve servire sempre per completare il discorso della vittoria, però ripeto, a volte ci sono dei momenti dove bisogna essere anche un pochettino più concreti e meno belli del solito. Non c'è dubbio, l'ultima Luigi, adesso bisogna espugnare il Valle Anzuca in campionato, l'avete già fatto in Coppa Italia la scorsa settimana contro la Vastese, domenica c'è il derby con l'Aquila, quale occasione migliore? Sicuramente, è una partita molto molto difficile, perché conosciamo il valore dell'Aquila, che è una grande squadra, che gioca anche molto bene, però adesso noi non vogliamo fermarci. Caduta la linea? Non lo sento più. Seguito. Mi senti, Massimo? Sì, adesso sì. Stavi dicendo, volete dare seguito, insomma, continuità di risultati. Ecco, vogliamo dare seguito a queste belle prestazioni, e sono convinto che sarà l'occasione giusta per cercare di sfatare il Valle Anzuca. Diciamo così che il Francavilla viaggia in questo momento, mai come in questo momento, affari spenti. Massimo, io dico sempre che con umiltà e con sacrificio e con tanto lavoro si possono superare tante difficoltà. Noi dobbiamo mantenere questo profilo basso, dobbiamo essere umili e poi naturalmente entrare in campo e cercare di essere determinati e fare il nostro gioco. E sono convinto che i risultati arriveranno. Perfetto, grazie Luigi Iervese, in bocca al lupo per il proseguo di questo campionato, complimenti per questa affermazione esterna, la terza in 4 partite giocate lontano dalla Valle Anzuca, oggi il Francavilla ha battuto la Recanatese a domicilio 2-0, le reti proprio in avvio di partita firmate da Mancini al secondo e da Romeo al nono, uno sguardo al primo dei due posticipi in Serie B, 0-0 al 33esimo nel derby campano tra Avellino e Salernitana, ricordiamo che l'Avellino sarà ospite del Pescara sabato prossimo con inizio alle 15, sono le 18:06, ne approfittiamo per leggere di nuovo i risultati del campionato di eccellenza, i risultati del campionato di eccellenza abruzzese, che è sempre avvincente e appassionante, mai come in questa stagione davvero equilibrato, Alba Adriatica San Buceto 0-2, 8ª giornata del girone di andata, a Amiternina Cupello 3-0, Angolana Montorio 1-0, Capistrello Martinsicuro 5-1, Miglianico Giulianova 2-3, Penne Acqua e Sapone 3-2, River Chieti Paterno 1-0, San Salvo Chieti 1-2, Spoltore Torrese 2-1. Vediamo la classifica aggiornata del campionato di eccellenza abruzzese. In testa, guardate, ci sono ben 5 squadre, lo dicevamo, un campionato all'insegna dell'equilibrio e dell'incertezza, 17 punti, Chieti, San Buceto,
Paterno, Giulia Nova e la sorpresa a questo punto, lo si può dire senza tema di essere smentiti, l'angolana del tecnico Paolo Rechini. Poi Spoltore e Capistrello 12, Penne 11, Acqua e Sapone 10, Alba Adriatica e Martinsicuro 9, River Chieti e Torrese 8, Miglianico, Amiternina e Cupello 7, San Salvo e Montorio chiudono la classifica con 5 punti. Torniamo in Serie B, abbiamo ancora un po' di tempo per rivedere i riflessi filmati della importantissima, preziosissima vittoria del Pescara al Tardini di Parma. Ha deciso Gaston Brugman a 5 minuti dall'epilogo della contesa. Vediamo. Non vince da Zeman, non ruba l'occhio, ma non ruba neanche nulla. Inutile insomma cavillare, il Pescara sbanca il Tardini 30 anni dopo l'ultima grande affermazione con Galeone in panchina. Assai più concreto che appariscente non c'è la produzione offensiva delle prime giornate. In questo senso i biancazzurri hanno invertito il trend. Appena 3 gol negli ultimi 4 turni, ma è sensibilmente migliorata la tenuta difensiva, specie in trasferta, terza sfida consecutiva senza incassare gol, ma non lo dite a Zeman, l'incontentabile. Non riusciamo a giocare con la mente libera e per divertirsi e per muoversi, quindi ci preoccupiamo quando abbiamo la palla di non prendere gol. Quello come mentalità è sbagliato. Quando riescono a capire questa differenza penso che si vedrà un'altra cosa. Quello che dispiace è che ci sono state 3 occasioni dove arriviamo solo davanti al portiere e non concludiamo neanche in porta, ecco, quindi perdo una partita, anche ha detto l'allenatore del Pescara, dove magari il primo tempo erano più lì a badare a non prenderle piuttosto che fare un calcio propositivo. Il rammarico, appunto, ripeto, che una squadra avversaria con un minimo sindacale porta a casa 3 punti. Le scelte di Zeman, assente Bobo, ben 6 novità rispetto all'11 sceso in campo con la Cittadella, l'ex Coda e Perrotta in difesa, Capone in attacco con Pettinari e Mancuso, prima da titolare per l'ex San Benedettese dopo il lungo infortunio, era assente dalla prima giornata, Palazzi in mediana in luogo di Koulibaly, soprattutto Trepali Fiorillo preferito a Pigliacelli, debutto in campionato per il portiere genovese. Per contro il Parma dell'ex D'Aversa, sistema speculare, il rientrante Jacoponi e Scaglia in difesa, Scavone a centrocampo davanti Siligardi assieme all'ex Calaiò e al senegalese Barai. Rischia subito grosso Canutè su Jacoponi, intervento troppo energico nei 16 metri biancazzurri. Baroni di Firenze lascia proseguire. 17esimo, squadra sbilanciata, Calaiò apre sul versante opposto per il senegalese Barai che occhi negli occhi con Fiorillo perde l'attimo e si fa rimontare da Palazzi. Intervento pulito da Tergo, quasi come un gol fatto, immotivate nel contempo eccessive le rimostranze della panchina emiliana, allontanato per protesta il DS Faggiano, stessa sorte per D'Aversa, in realtà a torto, piuttosto agitato, reo di aver superato l'area tecnica. Non accade altro sino alla mezz'ora, quando il Pescara si scuote e crea 2 insidie, colpo di testa di Pettinari, reattivo Frattali che qualche minuto più tardi si salva in modo fortunoso sul gran colpo di tacco dello stesso centravanti servito ancora da Mazzotta, meglio l'incipit della ripresa, azione di prima tutta di stampo zamaniano, la più bella della partita, Canutè, Pettinari, Capone, inserimento di Zampano, palla in mezzo, Mancuso non ci arriva di pochissimo, Di Gaudio per Barai, 15esimo, Calaiò scippa il pallone a Canutè, attende il taglio di Di Gaudio, perfetta la lettura della retroguardia, decisivo in chiusura per Rotta, il migliore del pacchetto arretrato. Si accende Zampano, sfonda a destra e cross al centro, Frattali respinge. In 8 minuti Zeman opera 3 sostituzioni, Balzania per Palazzi, Benali al posto di Capone, Carraro per Canutè, dall'altra parte Insigne rimpiazza Siligardi. Il Parma spinge, Di Gaudio spunto dal limite, destro poderoso ma centrale che Fiorillo devia in angolo, di fatto l'unica parata dell'estremo biancazzurro. 35esimo, fallo impunito su Benali ad opera di Lucarelli, Pescara scoperto
scoperto, lancio di Scozzarella in campo aperto per Calaiò, tallonato da Zampano, l'ex biancazzurro cade in aria, coro di proteste, qualche dubbio rimane. Subito dopo la rapidità di Gaudio, ma anche la lucidità dell'ex Coda che smorza la conclusione dell'attaccante emiliano. I crociati insistono, Ceravolo subentrato a Calaiò, invito in mezzo, risolve ancora Perrotta. Nel momento migliore il blitz biancazzurro, Brugman ispira, scambia con Benalì, innesca Mancuso che tutto solo con grande altruismo rifinisce per il capitano. È un gol pesantissimo sotto la curva dei circa 500 supporters pescaresi in visibilio. Terzo sigillo stagionale per Brugman, sempre più a suo agio nel ruolo di mezzala. Allo scadere però ingenuo l'11 di Zeman, troppo spazio a Roberto Insigne, fendente che sibila di un niente al lato, sospiro di sollievo, un successo dal valore inestimabile. Le 18:13, uno sguardo al primo posticipo in Serie B, 40° del primo tempo, 0-0 tra Avellino e Salernitana. È tutto per questo appuntamento con il terzo tempo live. Abbiamo fatto il riepilogo della situazione dalla Serie A all'eccellenza, tutti i risultati della giornata. Abbiamo parlato soprattutto del campionato di Serie D, abbiamo interloquito al telefono con l'allenatore dell'Avezzano Federico Giampaolo Avezzano, al secondo successo consecutivo. Abbiamo anche realizzato un collegamento telefonico con l'allenatore della Francavilla Luigi Iervese dopo l'ottima partita disputata a Recanati, 2-0 il verdetto finale nei primi 9 minuti della contesa. E domenica prossima ci sarà l'atteso derby alla Valle Azzucca di Francavilla di fronte il Francavilla e l'Aquila, che oggi ha fatto registrare il primo stop interno stagionale. Il Castelfidardo infatti è andato a vincere all'Aquila per 2-1, Castelfidardo che domenica scorsa aveva espugnato proprio il Valle Azzucca di Francavilla. Le 18:14 è tutto per terzo tempo live, grazie a Max Paciglio in regia, a voi per l'attenzione, ancora una buona domenica. Oh,